Perfetto. E si parte quasi. Ti muovi? Ecco qua. Finalmente. Ehi, agente, un attimo. Dai, Mario. No, mi serve questo veicolo. Mi metto modo qua in modo che inizia subito il vigilante. Quindi devo arrivare qua. Really wanna fight me? Corri, CJ, corri. Sappiamo già la partita appena iniziata, perfetto. Questo è il gruppetto. Titro! Di un cazzo fa, eh! Ah, yes, I'm on PlayStation. Ah, Ilie. No, Anthony, this is the PlayStation 4 version. Titronne, titronne. Oh, lui hai visto Venom? Ok, iniziamo la missione di vigilante. Vabbè, wow, io volevo andare oggi, però mi ci partire poco. Cioè, volevo andare ieri, non sono andato. Volevo andare oggi, mi ci partire poco. Oh, mi vengo qua stringo pure. Salve. Oh mannaggia. Bella lo quendo. Oddio. Perfetto. I damang. Niente, ho appena iniziato la missione vigilante. Ho proprio appena iniziato la live. Sperando che almeno questa vada bene. Vabbè, non mi potevo stare zitto. Che vuole? Che vuole quello? Lo so, ho abbassato il microfono. No, 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 no. Oddio, il veicolo è ancora intatto. Vabbè, non proprio intatto. Comunque stavo dicendo, ho abbassato il veicolo e ho abbassato il volume del microfono, perché ho notato che in alcuni video, specialmente quelli di Spider-Man, si sente il mio respiro. È una cosa che non va bene. Però fammi lo quendo, dimmi, si sente comunque bene. O dovrei alzarlo un pochino? Come lei desidera. Così va bene? Dove stavo andando? Non ho visto niente. Sono distratto. Bel frontale. E io appresso a loro. Oh, ce n'è stata un'altra. Alzato ancora. Ora alzo anche quello del gioco.
Ok. Aspetta, quello di gioco la base perché poi se no non sento io, non mi sento la voce. Vabbè, va, dei tacchetti dovrebbe andare bene. Oh, metterò te. LOL. Perfetto, grazie della consulenza audio. Alt, devo farvi una multa per essere stronzi. Beccato tutti i gemelli, ho beccato! Mi fate paura. Grande, grazie, grazie, almeno so che non li faccio inutilmente. Però sai, quello è proprio il mio primo walkthrough con la voce, quindi non sono sicuro dell'effettivo successo. Però spero che piacciono comunque. Perché non sono abituato a fare walkthrough con la voce, è proprio il mio primo tentativo. Ma vi levate? Ma ti rompi i coglioni. Ma che c... Oh, che... Boh. Ma che sta succedendo? Oddio, mi è mancato poco che quello mi prendesse. Grazie, gente. Allora, qui si sente il bisogno disperato della minigun. Mi manca. Voglio salvarmi. Che dite, ce la farò? Oh, sì. Vabbè, lascia perdere. Allevati. Tu muori comunque. Ok, sali, sali, sali. Ora vorrei sapere come posso fare per la vita. Hi, Gank Raider, how are you? Motherfucking bitch. Motherfucking bitch. Ok, non so come fare, ho pochissima vita, ho 4 stelle, sono morto, sono fottuto. No! Oddio! Allora, se mi distruggono questo veicolo sono morto perché poi non so proprio come fare. Ecco. Lo sai, ho pensato che tipo si erano buggati i commenti, non si leggevano. Hello! Capito, capito. Uè! Non vi ci mettete! Scendi, idiota, scendi! Scendi, scendi! Ma vaffanculo, va.
Muori. Idiota. Se premo il triangolo, tu devi scendere. Non è che devi stare lì a grattarti le... Ricominciamo. Mai visto? Non conosco il video a cui ti riferisci. Ok, questa volta posso farcela. E se non ce la faccio, continuo con le missioni di San Fierro. Ah, sai cosa mi sono dimenticato di fare nelle campagne? Le missioni del camionista. Me ne sono proprio dimenticato. E devo anche completare la Gilead Challenge. È una bella bestemmia se non si ha il minigun. Perché se l'avessi avuto a quest'ora già avrei finito. Lol. Patente e libretto, la prego. Non servono più, ok, grazie. Non raspare. L'ho beccato con la moto. Il fatto è che poi qui non mi ricordo nemmeno dove stanno le stelline. Non me ne ricordo proprio una. Esatto. Allora basta che ti metti, prendi minigun, salvi, ricarichi e fai tutto il procedimento da capo. Che cazzo fai, idiota? Ma pure tu. Ho preso l'unico che non mi ha fatto niente. Ok, ora dove devo andare? Ti sarebbe piaciuto anche a te? Diavolo. E io me ne vado per di qui. Ok. Cioè, boh. È diventato psicopatico, Sigi. Tua madre è una minaccia. Un attimino. Secondo che non mi faccio niente, ok. Avevo chiesto un attimo, un secondo, avevo chiesto uno. Porca. Basta, no, no, ora ho perso tutto, no, no. Ciao, non mi interessa. Deve andare a fare in culo. No. Ok, io voglio provare un'ultima volta, poi non mi interessa più di niente e continuo con le missioni. No, qua. Cioè, guarda che lag quando si avvia. Ok, si riparte. Questa volta spero per l'ultima volta. Che cazzo fa? Vabbè, tanto munizioni finite, corri quanto vuoi. Cioè, ma lo fate apposta? Fate una cospirazione contro di me? Non ho capito. Oh. Spider-Man per la PlayStation 4. Bello. Spider-Man è diventato il mio secondo gioco preferito.
Però sai cosa mi piaceva anche a me? Che ora non posso più giocare. I vari Gears of War, li amavo. Però la PlayStation 4 aveva Spider-Man e quindi... RIP. Hi Vlad, how are you? Madonna, che odio questi quando si fermano. E tu che cacchio? Ah, la ringrazio, sì, cittadino del servizio reso. Cioè, quindi avrei sia One che PlayStation 4. Bello, dovrei fare pure io così. Thank you, Vlad, as always. You're always kind with me, thank you. Ma quei vetti davanti! Esatto. E poi boh. A me basterebbe solo una One con Gears of War e basta, guarda. Perché tra tutti i giochi che mi manca della 360, Gears of War 3 è quello che mi manca proprio di più. Non so se li hai mai giocati. Aspetta, mi ricordo che stava tipo una stellina qui, ma forse già l'ho superata. Ma dai! Non fa niente, Mr. Sass, grazie comunque per essere qui. Meglio tardi che mai. L'importante è essere qui a vedermi sclerare. Parli, perché? Perché ogni volta che dico qualcosa accade qualcosa di brutto? Se ora dico che tipo perdo, vincerò. La live di ieri è durata, 3 ore è durata, eh. La mia live più lunga mai fatta. Thank you, Vlad, but I'm trying to win this mission because I hate this. I'm starting to hate this Vigilante side mission. This is the first time I'm trying this. Che bello quando fanno gli idioti e non sanno guidare. Grande, Mr. Sass. Condividi, penso, come dire. Aspettate, aspettate. Yeah, Vlad, me too, me too. Lo so, ma questi sono gli orari che ho, mi accontento. Non voglio mirare a quella! Ma guarda che cacchio era! Cioè, guardatelo! Ragazzi, per favore, ricordatemi qualche stellina, che proprio non me le ricordo. Aspettate, forse me lo ricordo. Forse stava qua sopra. Ninja style. Aia. Cheat rider. Rider nigga. No, mi sbagliavo di grosso. Lo sai che sarebbe un buon metodo? Perché poi almeno finita la missione principale, esatto, tu arrivi al 100% bello. Mister Sasso, spero che tu te la stia godendo meglio di me perché io sto soffrendo le pene dell'inferno. Quindi tu tipo mi stai dicendo che tipo devo arrivare a Los Santos e devo prima finire tutte le secondarie e poi la missione finale.
Ok, proprio così. Ci sono molte cose da fare prima del 100%, molte. Lol. Forse anche più cose che su GTA 5, lo sai? Su GTA 5 non hai niente da fare. Cioè, a parte i collezionabili e le varie missioni secondarie, ma quelle sono proprio stronzate. Las Venturas, I'm at the beginning of San Fierro, it's a bit too early. Ma no, perché mi ricordo il taxi? No! No, scusa, Sassi, che cosa? Ricordamelo per favore. Sono un idiota, lo so, lo so. Mi ha ricordato il taxi, ora la mia vita l'odio ancora di più. Ah, beh, sarà una cosa, le missioni di taxi me le terrò per ultimi. Me la terrò per ultima la missione secondaria di taxi, non mi interessa per ultima. Hi Miklos, how are you? Come fate a rimanere in vita? No. Me la scappo, ciao. Una stellina! E un mazzo di fiori! Ho un'idea che potrebbe funzionare. Oddio! Thank you, Miklos, thank you. Davvero, non l'ho mai saputo. Oddio, grazie! Dark Souls, I never tried the Dark Souls. And I don't like it, it isn't my genre. No, che palle, ora dovremmo andare verso le campagne, no, no, non le voglio le campagne, no. Ecco qua, meno male. No, qui sono. Lo so, ho capito il tuo ragionamento, però qui sono a caso, tipo un altro poco. C'è la possibilità che tu acchiappi le vecchiarelle con l'M4 in mano dalla macchina che ti sparano. Ecco. Non sono proprio vecchiette, ma almeno c'ho quasi azzeccato. Olè! Ma da che punto stai, Mr. Sass? No, no, no! Serve il minigun, serve per forza il minigun. Serve il minigun. Il minigun. E carica sta partita. Non è una particolare. Ah sì, probabilmente GTA United, che praticamente come dire, ti metteva Liberty City e Vice City, però ti levava San non nasce. Ah sì, ti levava San Andreas, ma non mi interessa, sono due mappe che amo. Ok, sì, mi fa piacere per te. Iniziamo questa missione. I don't like very much chicken, I'm sorry. I dialoghi? What? Come on, man. Hey man, how you meet these dudes anyway? I
Met them at the 89th Year 11, apparently. Apparently? You know how it is, man. Field of tents, crazy-ass music. A quarter of Big Smoke can, bears, eat chicken. A lot of figure. Chicken. Un'altra stellina mi sarebbe servita per prima. Che fantastico atterraggio. Hey, Jethro. So, you know, like, what's the deal, dudes? I'm opening the garage and door. Oh, mi sono pure ricordato della scuola guida, sono fottuto. Damn. Do polar bears shit in the woods? No, but they've been known to shit in the liquor tent, if I remember it right. Yeah, that was like so far gone. Thank you, Valentine. I hope you like my channel. Tranne la parte finale, se la fai un pochino di danni devi ricominciare. Questa va una parte che non mi ricordo, che fallivo sempre. Madonna, quella degli aerei, spero di arrivarci più tardi possibile. What we here for anyway? Come on, dude, what's all that about? You don't want to know. Why? Do you know what a subdermal neurophone is? No. A what? Exactly. Sometimes it's best to stay in the dark, kid. Io sono abituato con i comandi di GTA 5. Mamma mia. Mi fa difficile premere X per accelerare. Dude, Dwayne, man, how's the hot dog business? Una merda. Sì, sì. What? Vlad, why are you always talking of girlfriends? Why? Look, what's going on, true? Cioè, questa parla sempre di fidanzate, ma che... Don't go there, man. Listen to Jethro. Now, what if I told you we never went to the moon? JFK lives in Scotland with Janis Joplin. And the only reason we've been in a Cold War for the last 45 years was because snake-headed aliens run the oil business. Che ti sei fermato qualche dose. Cioè, che ti sei calato qualche dose. Keep it that way. È anche potente. È probabile. Magari ha pure l'abbonamento. Questo è un altro che si fa le segrete, guarda. Carl, zero. Zero, Carl. So, Carl here is opening a garage around the corner. I told him you're the man to speak to when it comes to electronics. Actually, I'm the only man to speak to. Grade A, tip-top genius, that's me. Okay, we here. Ma che cosa... A me il mio cuore fa di peggio. Your friend, girlfriend has 26 years old. 555 we tip. Questa missione devo stare attento. Una delle mie auto preferite, la Stallion. Ma con me è sempre una sclerata assicurata. Con me è sempre una sclerata assicurata. Beato a te, beato a te. Ma quando tu tipo conquisti tutti i territori non ti dà niente, vero? You're
professional moron or just a gifted amateur? I territori pure è facile farli con o l'automira o con il mira. Vabbè, ma sono pure. Il fatto è che sono pure io che ho poco zero pazienza e proprio me ne frego di tutto e di tutti. Bella rottura i territori. Servono solo per farti alzare di qualche. Di qualche dollaro al garage. Bella presa per culo. Non ho capito se questo sta scrivendo così apposta oppure boh. È vero, le missioni del parcheggiatore! Vabbè, dopo le farò un attimo, non ci vuole niente. Scusa, posso rubarti un secondo? Yes, but I don't like very much this mission, Vlad. Madò, guardate CJ! Con la gritta e con l'abito da parcheggiatore, proprio è la cosa più sbagliata del mondo, tipo. Raga, vi ricordate a San Fiero qual è la casa che costa di meno? Perché poi dovrò cambiarmi d'abito. Il parcheggiatore più gangster di tutti. Proprio non mi ricordo, mi ricordo che sta la casa là, là sopra, però costa un bel po' mi pare. Dov'è il mio telefono? Ah, ho capito, quella là, dammi, ok, ci ho capito, grazie. Dopo la compro, tanto tutti questi bei soldini. Madonna, la finita di parlare che avete rotto, vi avrei già sparato adesso. Lo so, tutte le case, tutte le proprietà, tutte le rotture di palle. Un parcheggiatore con l'M4, voi vi fidereste? Oh, ma questo quanto ci mette ad arrivare? Io mi sarei fatto già tutta la mappa. Hey, that's the DA. He's a good tipper. Sono un CJ semplice. Nascondo tutte le mie armi nella tasca. Bazooka, minigun, M4, tutto nella tasca. Ife? Ah, che cacchio ha scritto? What, Vlad? I don't understand, sorry. Allora, ora devo stare attentissimo. E former what? Lo so. Lo so. Hanno levato un sacco di cose fighe dalla beta. Non potevano pure levare sto tram di merda. Lo skateboard pure. E so, tipo lessi che ci dovevano essere molte più armi pure. Bene.
Vabbè, però forse non c'entra nulla il copyright, non lo so. Ho sfasciato. No, ok. GTA con le città vere. Allora, Los Santos, Los Angeles, ovviamente. Questa è San Francisco e poi abbiamo Las Vegas. Però la più figa rimarrà Vice City. È la più bella Liberty City. Hello? This Wee Tip? I seen something highly suspicious you should come check out. Ma questo secondo me si è ubriacato di brutto, raga. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you Non lo moron! so, penso che Shut up! Find fallisci anything back there? perché lui non trova più la macchina Found oppure che si anything. aspettano He's got half qualcosa, of boh. Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a How could it defense you be? got there, buddy! Che bello. CJ, ti prego, non levarti gli abiti da parcheggiatura e li hai levati. È vero, è vero, è lui. Lui si è fatto metà del Messico. Bye Vlad, thanks for seeing my live, see you. Andiamo subito. È ancora presto per la mafia. Oddio, 20.000, questa sarebbe la più economica. Meno male. Trofeo guadagnato, il sogno americano. Andiamo subito. Le cose che ci fanno essere fieri che la nostra lingua venga messa in un gioco. Guardate qui, il parcheggiatore più gangster mai visto. Poi stanno pure quelle là della sventurarsi che costano poco perché sono praticamente suite d'hotel. Ma secondo me la casa più bella è quella là a Los Santos, dietro la scritta Vinewood, dietro a quella di Mad Dog, che è bellissima. E pure Vice City. Pure Vice City praticamente è basato sulla mafia. Sì, qua 20.000 per una casa di merda, ma Mister Sass, lo so. Però sembra di meno, ma comunque. Non so questa quanto durerà. Ma muori. È il karma che ti ha fatto investire. E morire, ottimo, è morto. Cosa ho appena visto? Biga biga, non ho mai sentito. No, ma perché? Ma tu mi... Lo guendo, ma io sto pensando... Cioè, sto iniziando a pensare che tu davvero mi voglia male, lo sai? Ma proprio male male. Allora salve ragazzi, rubatemi le macchine e io vi distruggo, cioè
Vi sparo in testa. Vi giuro, rompetemi e vi sparo in testa. Ma se gli sparo fallisce, vero? La mia moto! Mi hanno rubato la moto. Oh no. Allora ragazzi, ora mostrerò tutto il mio potenziale parcheggiando le macchine. Dato che sto anche facendo il corso per la patente, dimostrerò tutte le mie doti. Step up the. Ah, peccato che hanno tagliato l'interior del dipartimento di polizia di San Firro. Quello è bellissimo. E passa. Che bel parcheggio. Esatto. E io vi picchio. Cosa? No, no, vi sparo in testa direttamente. Davvero? No, che idea geniale, non ci ho mai pensato. Minchia. Queste cose me le dovete dire prima, cioè, ti rendi conto io? Gioco da GTA da più di 10 anni, però mi sto rendendo conto che ci sono molte cose che ancora non so. E vabbè. Ho sbagliato. Vabbè, fa niente, fa niente. Tanto l'avvertimento l'hanno avuto. Se vogliono vivere, non mi ruberanno le auto. Mia, è mia, è mia. Vi sparo in testa. Guardate, ho l'M4. Voi provate se vi sparo. Ciao, Mr. Sassi. Grazie per essere stato qui. Passa una buona domenica, passa una buona serata, la domenica è quasi finita. Domani è già lunedì, che palle! Perché esiste il lunedì? Lo so, non voglio rischiare, già ho parcheggiato 3 macchine. Ma quelli quanti livelli sono? Non mi ricordo. Mi pare 4? Capito? Io dico, io faccio le domande, però ad alcune mi rispondo da solo e ho anche ragione a volte, lo sai come sono forte? Anzi, sai una cosa? Quando tipo dovrò fare la GTA sul telefono, no. Mai. Però mi piacerebbe provare. Anzi, già mi immagino tipo tutta la difficoltà. È mia, ehi, vattene, è mia. Già mi immagino tutta la difficoltà, non cioè nel fare le cose, capito? Già mi immagino la difficoltà. Già è difficile con un joypad, figuriamoci giocando dal telefono. Ciao Destroyer, come va? Bello a te, ma che telefono hai? Ti girano bene? È un parcheggio di merda, però mi ha dato comunque molti secondi. Bello, bello, io ho il P6, che schifo. Bene, grazie, non mi sto lamentando. Anche se sto soffrendo le pene dell'inferno facendo questa missione secondaria. Mi ha rubato il veicolo, ma ti ucciderei. Beato a te, lo guendo, beato a te. Sì, ce l'ho. Ho il GTA 5, Rainbow Six, Spider-Man, ho tutto e di più. Sono io che do lo stipendio. Non è mai capitato a me. Mi hanno rubato la macchina anche questa, vediamo. E giustamente.
tutto, ne arrivo. Ma da dicembre o a dicembre? Scusa, non ho capito. Comunque io pure, cioè, ho iniziato a dicembre. L'ho presa verso Natale la PlayStation 4. E il mio primo gioco che ho comprato è stato Kingdom Hearts 1.5 più 2.5 Collection. Raga, qui mi sta dicendo che tipo ho dei problemi di connessione. Voi come vedete e sentite? Ehi amico, chi arriva prima? Ah. Vabbè, per sperare arrivi presto. Madonna, tra oggi e ieri non so che sta succedendo, guarda. Si sta peggiorando sempre di più questa connessione. E ho pure la fibra team, capito? La fibra, meno male. A me l'ha scritto adesso che tipo sta avendo dei problemi, però adesso è sparito. Grazie Destroyer, grazie mille. No! Ah, ora mi sfotti pure? Vai, passa. Non ritroverai più nessuno a casa, tutti morti troverai. Idiota. Perfetto, ok. In my happy place. Le mie minacce particolari. Ah, dai, dovete invidiarmi i miei parcheggi. Adesso che l'ho detto, tipo, succederà uno tsunami minimo e succederà il peggio. Andatevene, andatevene, andatevene. Easy, partner, watch out. Oppure voi troverete qualcuno, ma carbonizzato insieme alla casa. Idioti. Sì, è proprio bella, vedi com'è bella adesso. Ha il suo fascino. Vedo in questo gioco sono perché belle. Parecchio belle. Parecchio belle. Devo finire di fare il dislessico. Guarda come corro con la cresta rosa. Sì, Jay, bello. Uè, bello. Dammi la macchina tua che te la spacco. È vero, è vero. E io gli rispondo, tipo, solo se arrivi prima di me. Anzi, solo se io arrivo prima a casa tua. In quel caso tu non trovi più nessuno. È vero, quello lo posso, quelli lo fanno a volte. Vabbè, con me ci devono se lo trovare. Che lo troveranno sepolto vivo da qualche parte. Ah, quindi devi parcheggiare la sua macchina? Ecco, vagliela a parcheggiare, va. Così invece della mazzetta ti dà qualche pugno in faccia. Idiota. Sì, sì, l'ho letto, te l'ho detto, a me non è mai capitato. Ma perché già gli va male, gli schiaffi ti deve dare quello. Ti deve dare un proiettile in bocca, idiota. Anzi, sapete che faccio adesso? Ho un'idea, il tempo che la parcheggia, lo... No, aspetta, poi morirà, è vero. Volevo tipo investirlo senza ucciderlo. Però poi ho paura che muore e mi dà tipo l'uccisione a me. Ah, ho capito, ho capito. Ti distruggo la famiglia, ti distruggo la famiglia, vatte. Ok, ok, considera che la tua famiglia già è morta adesso. O la chiami per salutarlo oppure vivrai con il rimorso. Idiota.
ti ucciderò anche. Anche tutti gli antenati ti ucciderò. LOL. Tu non troverai nemmeno, anzi, non troverai nemmeno il quartiere. Butterò una nuclear, farò una nuke. Ehi collega, come va? Il tuo cliente accetta i fuori di proiettile? Ecco. Tu digli che è stata tipo, c'è questo foro di proiettile, così magari te ne regala anche uno a te, in petto però. Ah, fanculo a voi e alle vostre famiglie. Ciao. Ehi, tu dove vai? Non correre. Ma questo è l'ultimo livello, non sto nemmeno più facendo attenzione. No, non mi prendete, non mi prendete l'auto. Ma lo sai che anche tua mamma è un ottimo posto per parcheggiare? Sai che cosa si parcheggia su tua mamma? È meglio che non lo dico, va, che se no mi sento uno. Tua mamma è un ottimo parcheggio per il... con tua mamma lo trovi sempre il parcheggio. È sempre aperto il parcheggio di tua mamma. Va bene, dopo farò zero. Digli che è stato un incidente. E magari lui ti risponde: sì, lo so, è stato un incidente. La tua nascita però, idiota. È vero, è vero. Però non hai capito, io ho detto un'altra cosa. Che sua mamma è il parcheggio e si trova sempre un posto per la... cioè per il... vabbè, non fermelo dire, va. Dai, non vi fidate di CJ, non fate caso alla mia arma. Che io pulisco solo chi se lo merita. Tipo i parcheggiatori che si rubano le auto. Esatto, è quello che volevo dire. Molto elegante però comunque. Dai, ma non vi fidate più di zio CJ. Allora ragazzi, qui è zona mia. Guardate cosa vi capita se mi rubate le auto. Vi trovate questo super il... esatto, esatto. Sia avanti che dietro. Ehi, qui, 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 qui. Sì, 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 sì. Hai perso la macchina, ciao! Parcheggio un po' di merda, però. Che cazzo vuol dire? No! Ah guarda, sciotte pure l'idiota. Aspetta, vieni qui, parcheggia qui. Qui e qui, sì, vieni qui, vedi qua. Idiota. Stattene là. Hi, Ain. Lo guendo, io già tanto che sono l'italiano, secondo te parlo tedesco. LOL. Ehi amico, vieni con me, dai, ci andiamo insieme. Oh no, gli ho fatto il gambetto tipo. È caduto da solo, è un anticappato. Ecco qui, con questa macchina l'avrei finito forse. Cheap rags.
Esatto. A parte che ci vive da solo purtroppo. Oh no, sta un altro livello. No! No, 7 auto. Oh, il terrore continuo. Gli distruggo tutto, altro che TV. Gli spacco la casa. Poi c'è il telefono e distruggo anche quello. E gli levo l'abbonamento da qualche sito. Sai questo a quanti siti abbonati, LOL? Che cazzo sta facendo questo? Mi deve rovinare la live, porca. Porco parcheggiature. Però erano, da come si vede quello di DJ erano lunghi, tipo la mamma di quello, il telefono del 92, sai dove se lo metteva? Non dovrei essere così volgare nelle live, lo sai. Ritorno al parcheggio. No, no, volevo andarmene tipo a ballare. Sì, Jay, con me. Dai, mi stai scendendo tipo giù. Scendi da questa macchina, scendi. Sparisci, va. E tu che cazzo vai? Vai, vai. Oh, bella. Bella, vuoi venire a parcheggiare? Parcheggio. Gio io? Era una bella macchina. Poi quell'altra macchina mi è venuta addosso. E vabbè. È vero, non la troverà da nessuna parte. Perché Dio ha creato la tua famiglia? Perché sei nato tu? Non è che hai sbagliato a prendere tu la macchina, hai proprio sbagliato a nascere. E quello è stato il tuo errore. Oh no, controllerei da su qualche sito, però non posso. È vero, è vero. È un bel nickname. Grande lo prendo, grande. Parcheggiatore non abortito. Perché tua mamma non ha abortito? Perché? Dopo, quando vado da lei, glielo chiedo. Lo prendo, proprio che adesso lo hai detto, farò un parcheggio di merda, aspetta. Questa si chiama Fortuna di Manu. Allora, il parcheggio deve essere fatto bene. Ecco qui, ma guarda che parcheggio, anche questo, perfetto. Già siamo a 2 macchine, ok. Mia, mia, mia. No, vattene, vattene, vattene. Non lo so perché così mi ha detto la testa. Lo so, sono strano. E poi, ma guarda, ma io ho fatto un favore. Almeno così non dovrò fare retromarcia e tutti quei rompicapi, eh. Il checkpoint non sa nemmeno lui dove devo parcheggiare. Rimango la portiera aperta così se la rubano.
Tanto non me ne frega proprio. Ah, c'è una cosa, lo guendo, ora voglio fare pure io, considerando questa è l'ultima macchina. Vabbè, io se io parcheggio di merda qui, te lascio proprio a desiderare. Allora, un parcheggio perfetto. Ottimo. Vai! Allora erano 5 livelli. E abbiamo anche sopportato questa tortura. 2000 dollari, che schifo. Vabbè, tanto qui non ci passerò più. Ora voglio andare a salutare i miei ex colleghi. Voglio ringraziarli perché è stata un'esperienza unica. Ehi amici, allora io ho finito il mio turno, io adesso me ne andrei, comunque grazie, grazie. Ma schiattate, idioti di merda. Aspetta amico, non mi sono scordato di te, dove sei? Dove è andato? Grazie amico, grazie, grazie tanto, grazie. Perfetto. Ciao ragazzi, ci vediamo nella prossima vita. Quando sbloccherò Victim, voglio... Mi pare che Victim si sblocca dopo le missioni del deserto. Ma bella roba Victim, peccato. Non mi avrete mai battuto. Ecco, il mio parcheggio è migliorato notevolmente. Non mi avrete mai... Buonasera, mi fate vedere lo schifo alle cose che vendete? No, dai, ma che schifo! La prendo subito. CJ il gangster pazzerello. Didier Sax è un bel negozio, ma non per il tuo portafoglio. Scarpe qui fanno schifo. Guardate, ammirate. Va bene, grazie. Grazie per questa camicia di merda. Alzati. Madò, la Deagle fa meno danno rispetto a quando si è in modalità Hitman. Adesso fa pochi danni e fa schifo. Dovrei portarla a livello massimo e so pure come. Che cosa? E vabbè, quello non è un bel parcheggio però. E vabbè. Sei un grande. Anche se non c'era nessuno, ma comunque. Quello che capita a San Fierro. Ah, quindi mi hai copiato, mi hai quasi copiato, bravo, bravo. Ora mi hai fatto venire voglia del cappello di pe da pesca. Ma non era... Sì, Zip che aveva il cappello da pesca, no? Aspetta che voglio migliorare un attimo la Desert Eagle. È un metodo che a volte uso, tipo mi metto qua e sparo a tutti. È morto da solo, che ca... Non ho preso il serbatoio, peccato.
Così mi aumento pure l'M4. Screw you! You wanna get killed? Who you think I am, fool? E dai, aumenta! Guarda Sigi, guarda, guarda! Ehi, che stavi facendo? Chi tuo padre stronzo? Ecco qua, livello di gangster. Sì, lo so. L'ambulanza mi serviva, ma non fa niente. Lei non c'entra niente, ma non mi interessa. Ma tranquillo che alle 6 stelle non ci pensavo proprio. Non vol- come osi sparare alle spalle, idiota. Rip. Vabbè, basta, va. Poi continuiamo. Intanto inizia la sofferenza. Sparisci. Andiamo da Zero. Ma si sente che tipo che sto spammando X? Si sente? Che palle, ho pure abbassato il livello del microfono, madonna. No, no, mi prenderai. È vero, questo lo devo pure pagare. Allora. Però. Capito, mi dà fastidio che tipo la gente sente. Allora, io ora mi infilo qua dentro fino a che Zero non chiama. Intanto possiamo ammirare le bellissime action figure dei giochi precedenti. Abbiamo Tommy e Lance. E poi questo come si chiamava? James, se mi ricordo. Dove sta l'altro? L'altro, il Pigsy, dov'è? Però è un pochino... Gavi, è un pochino strano il fatto che... Eccolo qua, Pigsy. Che tipo mettono le action figure del gioco precedente. Perché tecnicamente... Cioè, sono reali in questo mondo, cioè, non so spiegarmi, però... Allora... l'idra... La gente è pure bella, me la voglio fare così. Menante, troppo bello, menante. Ok, possiamo uscire. Sono passato da 100.000 a 60.000 in un attimo. In che senso il film? Ah, sì. Mi ero scordato un attimo. Allora, il ride, non me lo ricordo... Ah, sì, è vero, è normale. No, io come faccio con il pad? Come? Ti prego, Dio, abbi pietà. Ti prego, ti imploro. Non bastava il poligono di ieri. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. Io ti sparerei adesso, altro che tu contrattacco. Ma come si fa? Guarda, io li sparo, non si fanno niente! Ciao Lawendo, grazie per essere passato. Ma voi la vedete la mia sofferenza?
Lo prendo, se vinco la dedico a te. Don't try it. Another blow to our war effort. Io li prendo e non si fanno niente. Zitto, ti sparo pure a te. I can win. No! Come on, fuck. I will try again. So close. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. Yes, I know. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. Yes, CJ, I know. I hate o'clock. This music. You want perfect. Shit, I didn't see him. No! How dare you? I hate you.
I won't lose again. What? Why? I can do it. We can't lose another. Fuck you all. I thought you said you could shoot, Carl. We can't lose another transmitter. Berkeley's going for the last transmitter. You've got to stop those planes, Carl. Great kid, don't get cocky. No, not now. Another blow to our war. I won. Curse please, you, please. Berkeley. Curse you. Why? I'm starting to cry. I'm starting crying. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire! He's going for my transmitters! CJ, bogey's at 12 o'clock! This mission is a torture. Great kid, literally. Don't get cocky. Why did Rockstar create these missions? Why? RC Barron's at 9 o'clock high, Carl. I hate Rockstar for this. Hi, Vlad, you're back. Okay, I could win now. There was a good possibility that this can happen. I can win. There is a good chance. Come on, this is only a minute and a half. There are too many. Kamikaze at 6 o'clock! Come on, do you see that? Why this game hates me so much? Hates me, sorry. Why does this game hate me so much? Why? Hi, Vlad. I already... Come si dice salutavo? Oddio, non mi ricordo che fail. I won. I know I won. Shit. Ah, now I did it. Finally. Can I kill you, Zero? Please? Oh, finally.
Finally. As long as we have opposable thumbs, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three... No, that's not it. What is it? Idiota. We will fight him on the beaches. Well, rooftops. Now we are going with the next mission of... with the next zero mission. Fuck police. Supply lines. Okay. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his... Launch the Red Baron! God help me. Don't let him get away! Punish him for his war crimes! One down, four to go! I must be fast. I want to win this at the first time. Haha, only three delivery boys left. It seems easy for you, doesn't it? Idiot, you should do this. Not me. I can't drive this, come on. It's a real pain. It's a real torture. This vehicle is so damn slow. Hi guys, how are you? Come on guys, I just want to talk. Okay, bye bye. Shut up, Zero, or I will kill you. But I shouldn't kill you for making me this. Come on, where the damn is he? Ah, I want to do this. Come on. Please, Doctor. Why are you making me do this?
Why are you doing this to me? Now get her back open. What do you mean? I can do this, come on. Why didn't Rockstar cut this mission from the game? It would have been so many nice and better for the game. You're nearly out of fuel, hurry up! I hate you, Zero, with all my heart. Yes. Please. My dog, sorry. Yeah, yeah. Yes. Yes. Oh. Smell it. Yes. You know that ozone smell? Smells like victory. So close, but I did it. You model army. What you think you're doing? Carl, don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Seriously? Okay. Oh yes, a table for the bridge. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Yes, I'm on it. Get me a plank to cross that river. Berkeley's using tanks! Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. What? Why? Grove Church is the king, man.
Come on. Carl, there's no bridge. There's no bridge. Oh, what are you going to do now? Are you crying now? Idiot. Carl, I need a bridge now. Bridge incoming. Get me a plank to cross that river. What is happening? My bandit. Oh no, please no. This bandit's nearly had it. It isn't gonna happen. Oh my god. Berkeley shot this bandit up pretty good. Shite! Carl! This bandit's nearly had it. Shit. No! Please, zero. Oh yes, I am alive, so sorry. I didn't remember that. Carl, this bandit's nearly had it. We won. Yeah. Berkeley, you sir are a loser. Leave the field of battle in shame, pack up your crummy mail order business, and get out of my town. Carl, you are all a duelist like me could want in a second. Sir, I salute you. Yeah, we won. $5,000. It's quite nice. Okay guys, the live ends here. Okay. Thanks for seeing the live. See you the next time.